di divertirci un po'. Beh, ragazzi e ragazze, qua da Gozzo, grandi pagliacci e pagliacce, benvenuti in questo nuovo stupendo video su Fortnite. Molti di voi quando giocano con me a Fortnite oppure vedono le mie live mi chiedono: Omega, ma perché Scleri, bestemmi, ti incazzi quando giochi a Fortnite? Bene ragazzi, lo scoprirete in questo video e scoprirete anche perché Sclero, perché questa cosa non è normale, capirete perché Fortnite è un gioco puntini puntini che non deve essere mai più giocato. Quindi mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il video, perché questa è la prima parte. Potrei anche portare una seconda parte, quindi dipende da voi se volete la seconda, la terza, la quarta e così via dicendo, insomma una serie. Quindi questo deciderete soltanto voi. Sto già per incazzare. Voglio usare le Razer, che sono le cuffie più professionali al mondo, che costano 200 euro, che sono le Chroma e puntini puntini, non mi ricordo. Vabbè, però siccome costano 200 euro, so che non arriveranno a fine video queste cuffie, quindi le lasciamo qua e prendiamo le cuffie vecchie che non si sa mai. Vedrete, cioè giocheremo con skin inedite che in pochi hanno in tutto il mondo. Quindi se volete anche gameplay centrati sulle skin dove ci faccio partite assurde, tipo perché c'è lo scheletro, lo zombie, il rinnegato, che sono le skin più leggendarie di Fortnite, fatemelo sapere sempre nei commenti. Ora, senza indugi, iniziamo a giocare. Vediamo, siamo 99, in attesa che inizi la partita. Sto prendendo per il culo un tipo. No dai, forse sono troppo cattivo, però in ogni caso è bellissima la skin dello scheletro. Inizio tra 6 secondi, 5, 4, 3, dai che voglio giocare, 2, 1. Ah sì, giusto, sta partendo il gioco. Si è verificato un problema, connessione di rete. E te pare, ma te pare. Iniziamo bene. Ok, basta. Allora, vediamo dove si buttiamo. Mancano 5 secondi. Vabbè, a me possiamo andare dove cacchio ci pare, purché facciamo qualcosa e giochiamo. Buttati. Anzi, butta. Ragazzi, questo gioco ho fatto male. Ah, ok, si è buttato, maledetto. Vi giuro, premevo X, non si buttava. Andiamo a corsa. Perché mi sto muovendo così? Vabbè. Iniziamo bene, dai, un'arma. Non c'è un'arma. Che algoritmo ha fatto male? Questo algoritmo l'ha fatto un bambino di 7 anni. Anzi, lo farebbe meglio. Vabbè, una mitraglietta, va. Ci può stare per l'inizio. Muori, ciao bello. Oddio, arrivano granate. Scappa, salta. Ma mi prendi per il culo. Ma cos'è? Ma che fa? Che è un artificiere? Boh. Vabbè, io avevo saltato, eh. È qua. Ciao bot, ciao, piangi. Eschere. Vabbè dai ragazzi, era una kill easy. Cioè voglio dire, stava fermo, quindi che vuoi di più. Oh, guarda quest'altro, ciao bello. Ciao bello, ciao amore mio. Come state, tutti bene oggi? Ragazzi, sono gasato, questa è la partita che vinciamo, ve lo sento. Ok, ne arriva un altro. Lo facciamo easy, prendiamo subito le ground. Anche se non mi va di costruire perché non ho materiali, però. Cucù, guarda, la nonna ha fatto gli scontrini. Che cazzo ho detto? Vabbè, insomma, non volevo dire quello. Insomma, ragazzi, questa è la nostra partita. Ci spariamo scudi, mini scudi, andiamo a bomba. Sì, spacca. Guarda, come si fa a essere talmente stupidi? Guarda che... Ditemi voi. Vabbè, in ogni caso, bella per me, bella. Ok ragazzi, situation, devo beccare qualcuno, sono nella top 5, attenzione, non la top 10. Fammi spaccare questo che mi serve un po' di materiali. Oh, vediamo qui che c'è qualcosa. Cosa, la trappola? Yeah! Infami! Non si fanno ste cose, bastardi! Faccio, mi piace. Cosa? Allora, vai così. Che no! No! Da dietro! No! Ma manco Rocco ti prende da dietro così senza preavviso! Ma vedete ragazzi, perché? Ma non si può fare una partita in pace! X-Malain, no, ma io... Che cazzo sei, arabo? Vai a giocare nei server turchi! È che non lo sento, lo vedo! No, da dietro! Ancora! Basta! No, tanto non la vinci! Muori? Crepa? Just in disappointment! Un'altra volta. Ok, non rischiamo, va. Abbiamo due portatili, usiamoli. Va bene, dai. Ma guarda tu. Cosa?
Cos'è 485 di ping? Server, i server della Epic. Madonna, ci avete 232 milioni fatti in un mese. Non aggiustate di server, ragazzi. Scusate per il dis. Guardate quanto laga. Ma se ditemi voi, se uno può giocare in queste condizioni con il lag, io esco, va. Cioè, guardate, non mi fa manco uscire. Mi abbandoni sta partita laggosa, porca miseria. Bocciato, allora. Proviamo in squad, vediamo un po' come va, ragazzi. Sono con degli amici che non sanno che sto registrando, però loro mi sentono, però non sanno che sia che io sto registrando. Ah, questo gioco, ragazzi, se non sistemano sarà una pessima cosa. Vai, atterriamo. Oh, che cazzo è successo? Raga, mi si sta buggando tutto. Oddio, raga, sto buggatissimo, vi giuro. Scado, risalgo, ricado. Oddio, non ci credo, ragazzi. Ma che sta succedendo? Raga, si è buggato. Mi sa che manco mi sentono. Gioca a Fortnite, Omega, gioca, ti divertirai tantissimo. È il gioco più bello del mondo ed è meno... cioè, non ha bug, assolutamente. Cioè, sto continuando a cadere all'infinito con il rinnegato. Perfetto, non so. Vabbè, non so, per quanto devo continuare a buggare ancora? No, devo uscire? No, anzi, voglio vedere fino a che punto arriviamo. Oddio, che è successo? Ho fatto start per fare controllo le kill. Abbiamo riscontrato un ostacolo. Oh, ma davvero? Guarda, non avevo capito che avete incontrato un ostacolo. No, pensavo fosse tutto normale. Perché? Basta, ragazzi. Forse sono bravo a costruire, ma in questo posto non ce la faccio. Ecco, guarda. Guarda come spamma, guarda. Ora tu dimmi dove stava sto nabbo e cosa stavo facendo da là. Ragazzi, vi giuro, pietà zero per nessuno da adesso. Veramente, zero per nessuno, perché il rinnegato non perdona. Dai, esci, lo so che sei lì. Dai, sì, bravo, costruisci. Vai, sì, va bene. Ho capito, dai, andiamo di sniper. Sto cercando di stare calmo. Come ha fatto? Come? Ma come ha fatto? Sì che vuoi il calibro pesante. Ma come ha fatto che se lui è uscito la testa dopo di me, io ho sparato prima di lui e lui mi ha preso prima di me? È un gioco di merda. È un gioco di merda, ho detto. È un gioco pessimo. Meglio, è meglio giocare. Andiamo tutti a giocare a Hello Kitty. Giochiamo a Hello Kitty? Volete giocare a Hello Kitty voi? Voi volete giocare a Hello Kitty? Voi volete giocare a Hello Kitty? Lo compro io. Basta che giochiamo a sto Hello Kitty, perché è meglio di Fortnite. Giochiamo a Hello Kitty. Forza. Vai che non c'è nessuno qui. Ok, vediamo se... no, sembra che non ci sia nessuno. Come non detto. Ricostruisco una scala. Aspettate. Cosa? No, mi ha messo la scala dietro e non avanti. Io gliela volevo piazzare davanti, così poi facevo modifica, bam, pompata in faccia e crepava. Non potevi mettere la torre, sto andando in escandescenza. È incredibile, ragazzi. Vado nel palazzo centrale e trovo solo un pompa, vabbè. Vediamo, qui c'è un po' di legno, non fa mai male. C'è qualcuno. Oh, muori! Giusto! 8 col pompa del nonno in testa, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Lui con la desertico mi ha shottato. Cazzo sei Rambo. Ma anche Rambo fa ste cose. Ragazzi, sto qui, ho trovato pane per i clienti. Vi giuro, gli sto spammando 6 granate. Quanto vero il dio che gliele spammo tutte. Adesso lo puscio. Non ha preso danno da una granata, da 6 granate. Perfetto, perché lui ha le costruzioni fatte da Gesù in persona. Ok, va bene. Oh, dammi tutto danno. Non ho tolto danno. L'ho preso in testa col pompa, non gli ha tolto niente. No, ragazzi, questa è la kill più scandalosa. Questa è la cosa più scandalosa che io abbia mai visto. È la cosa più scandalosa che ho mai visto. In testa col pompa, danno inesistente. Ok, ragazzi, sono con 15 di vita. Non posso fare tanto, però. Oh, c'è uno scheletro. Aspetta che lo prendo in faccia. Sì, giusto. Lui aveva la colonna in faccia, no? Quindi il corpo non è passato. Spammare, deve spammare. No, la safe. No, esci. No, perché hai messo la scala? Manca sta scala. Ragazzi, non ci credo. Sì, dai che ce la fai. Non ci credo. No, vai. Non è possibile!
non è possibile. Sono io per cui quando bestemmio a Fortnite gioco. Oh, ma ce la faccio. Questo è il motivo per cui quando gioco a Fortnite bestemmio. Ragazzi, scusate, troppe bestemmie, mi fanno dire cose al contrario. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi, ditemi nei commenti se avete altri video del genere, perché penso che vi piacciono a tutti. Fatemi sapere se vi è piaciuto, condividete il video con i vostri amici. Vi ricordo che in descrizione mi potete seguire su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sulla mia vita privata, per cui vi saluto anche. Ricordatevi a seguire. E questo video è tutto. Qua è Omegozzo con le bestemmie e con indugi. Mi raccomando, fatelo anche voi. No, non lo fate, che provoca seri danni cerebrali. E schere, ci vediamo al prossimo video. Ciao.